amici di Metal.it, gloriosi utenti, bentornati alle nostre video recensioni. Quest'ascia che cosa vi fa pensare, oltre al fatto che sono un demente? Bene, proprio questo si trattava, parliamo dei Moon Sorrow. E quale migliore presentazione di questa per introdurre il nuovo album, che ha un titolo impronunciabile, che dopo faremo appunto dire dalla nostra esperta. E tornano sul mercato finalmente i Moon Sorrow, di nuovo per Spinefarm Records, ovviamente finnica Spinefarm, a distanza di ben 4 anni dal loro ultimo full length album. E lo diciamo subito, è un grande ritorno, non ne avevamo dubbi, ma ne abbiamo finalmente la conferma. Bene, il nuovo album è veramente un ritorno in tutti i sensi, perché c'è un passo indietro rispetto al disco precedente. E i Moon Sorrow per questo nuovo episodio diciamo voltano lo sguardo indietro alle loro radici più cupe, più gelide, più oscure, più black metal. La componente folk che aveva preso il sopravvento nel capitolo precedente è stata relegata in secondo piano, ovviamente sempre ben amalgamata e sempre ben presente nella loro tradizione, nel loro songwriting, fatto di appunto di epicità, di pagan, di folk, di viking metal, ma c'è appunto un ritorno alle sonorità di Verisaget e di Given Cantaia, i due album che noi reputiamo i migliori della loro discografia e che appunto facevano del black metal e delle atmosfere gelide il loro punto di forza. Aspettarsi questo ritorno era lecito, in quanto il titolo del nuovo album tradotto significa come ombre camminiamo nel mondo dei morti. Questo ci, oltre a farci piacere, in quanto appunto si tratta sicuramente di un titolo interessante, questo fa da preludio per una sorta di concept album, una sorta di concept album che ha un taglio nettamente cinematografico. L'album consta solamente, se vogliamo, di 4 brani molto lunghi, che vanno dai 12 ai 16 minuti. In più ci sono dei brevi brani di passaggio di 1-2 minuti al massimo, che appunto fanno da collegamento tra un brano e l'altro e servono a farci immedesimare pienamente nella storia. Ed è un peccato che noi, come presuppongo la maggioranza dei nostri lettori, non riusciamo a comprendere il finlandese, perché presumiamo che il tutto sia veramente molto affascinante. Questi tagli appunto cinematografici sono molto efficaci, ci sembra, ovviamente per l'ascolto di questo disco è consigliato un'atmosfera particolare, sparato in cuffia o comunque al buio, in macchina, nella vostra camera, nel vostro studio, dà veramente un effetto maggiore rispetto comunque alla qualità che può essere apprezzata anche in situazioni più normali. Come dicevamo, questo taglio cinematografico ben venga, perché è molto equilibrato, non c'è una pesantezza del discorso, non è un taglio che appesantisce il disco. E diciamo, pensiamo in questo agli ultimi album, ad esempio dei Blind Guardian, dei Rhapsody of Fire, dei Manowar, che per caricare troppo le parti orchestrali, le parti appunto cinematografiche delle loro opere, sono andate poi a svilire le composizioni. Qui non è così, le composizioni sono sempre ben piazzate sul loro genere, sul metal, e poi appunto ci sono queste narrazioni, questi rumori di sottofondo, questi passi, il vento, queste declamazioni, delle urla tremende del cantante, che veramente ci riescono a trasportare al meglio dentro l'opera, dentro questo viaggio che i Moon Sorrow ci vogliono far intraprendere, ma che assolutamente non rovinano l'opera, anzi la arricchiscono, la adornano con questa nuova caratteristica. Quindi un plauso ai Moon Sorrow, non solo appunto per il disco in sé, ma anche per il booklet, la confezione è veramente curatissima, la produzione dell'album è eccelsa, un ritorno veramente fantastico. Non siamo ai livelli di Verisaget solamente per il fatto che quello è veramente un capolavoro non solo dei Moon Sorrow, ma del genere in sé, quindi difficilmente ripetibile dai Moon Sorrow stessi, ma ci siamo molto vicini.
ci siamo molto vicini, indubbiamente abbiamo ascoltato questo disco moltissime volte negli ultimi giorni, siamo certi che si tratta ovviamente di un capitolo positivo come tutto il resto della discografia, ma che soprattutto questo disco va a sfiorare la qualità di Veri Sacchetti e si pone appena sotto di esso nella discografia totale della band. Bene, come vi dicevo all'inizio recensione, abbiamo contattato un illustre collega che sa il finlandese e quindi vi facciamo ascoltare la pronuncia esatta dell'album. Eccola qua, bene. Varjoina kuljemme kuolleiden maassa. Mica male. Ci puoi ripetere per cortesia la pronuncia esatta del nuovo album dei Munzorro, carissima Olga? Varjoina kuljemme kuolleiden maassa. Benissimo, ti ringrazio. Avete ascoltato tutti, questa è la pronuncia esatta. E quindi che cos'altro dirvi? Recatevi presso il vostro rivenditore, il vostro negozio dischi di fiducia, pronunciatelo così, fatevi dare il nuovo disco di Munzorro perché è veramente, veramente un ottimo lavoro. E ovviamente top album per quanto mi riguarda, sulle pagine di metal.it. La recensione è doppia, trovate anche un'altra opinione del nostro Andrea Burden Benedetti, che è un'opinione positiva, non entusiasta come la mia, comunque avrete sicuramente intuito che la qualità è eccelsa. Benissimo, per oggi è tutto, vi ricordiamo come al solito di visitarci sul nostro sito, sul nostro forum, sui nostri social network e seguiteci sempre perché altrimenti senza gloria andate poco lontani. Bene, per prima di chiudere un ringraziamento speciale per quest'ascia che mi fa compagnia dai tempi di Metal Shock, mi è stata donata tanti tanti anni fa dal gruppo romano di Rose Crucis, che ringrazio sempre per questo splendido regalo artigianale e molto prezioso. Bene, che la gloria sia sempre con voi, da Gianluca Grazioli è tutto, alla prossima video recensione. Ciao!